24 ore, crisi bancaria, il Credit Suisse affonda, un'altra giornata shock per le borse, ancora crolla Credit Suisse, borse a picco, valanga Svizzera sui mercati. Allora, che cosa sta accadendo? Il fallimento della banca americana, la Silicon Valley Bank, sta destando grande preoccupazione non solo in America, ma come abbiamo visto anche in Europa. È un caso isolato questo? È un incidente? O c'è il rischio di contagio anche per noi europei? Soprattutto i risparmiatori possono star tranquilli? Allora, iniziamo e lo chiediamo a Janina Landau, giornalista del canale televisivo Class CNBC. Buongiorno, benvenuta. Grazie. E in collegamento con noi abbiamo Gianfranco Torriero, grazie, vice direttore generale dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Allora, vorrei partire subito intanto da lei, chiedendole, ma c'è un collegamento tra quello che è accaduto in America e quello che è accaduto in Svizzera, oppure assolutamente no? Non c'è un collegamento diretto a nostra conoscenza, in quanto le casistiche sono diverse, nel senso che la banca americana era una banca con caratteristiche operative peculiari, non era soggetta a tutta una serie di vincoli normativi, perché sapete che durante il governo Trump erano stati allentati una serie di requisiti patrimoniali che erano soggetti alle banche, in particolare il requisito di liquidità, che è un elemento molto, molto importante. La banca statunitense aveva una molta raccolta a breve termine e molto concentrata su alcuni operatori, e poi aveva un attivo immobilizzato a medio e lungo termine, quindi questo ha creato uno squilibrio di liquidità. La banca invece svizzera, diciamo che è un tema che abbiamo letto sui giornali nel corso degli ultimi mesi, addirittura degli ultimi due anni, ha avuto varie vicissitudini, quindi sono due elementi che non sono direttamente interconnessi, ma ovviamente si inseriscono in un tema di incertezza che sta caratterizzando in questo momento i mercati finanziari. Però ecco, il tema importante è che per quanto riguarda le banche italiane, le banche operanti nell'Unione Europea e soprattutto in particolare nell'area dell'euro, dove c'è l'Unione Bancaria Europea, le regole sono particolarmente stringenti, così come la supervisione, e questo è sicuramente l'elemento principale di sicurezza e di rassicurazione per tutti i risparmiatori. Ecco, Janina Landau, allora, quello che è accaduto in America è accaduto per un'improvvisa proprio mancanza di liquidità, quindi proprio di crisi. Non può accadere quindi per le nostre banche? Quello che, no, sicuramente non ci sarà una correlazione. Quello che ci si aspettava, la paura della borsa che ci fosse un rischio domino, assolutamente non c'è. Per salute di patrimoniale, soprattutto anche per la strettezza delle regole, parlavamo prima di Basilea 3, questo sicuramente difficilmente accade. E poi, come diceva giustamente Gianfranco Torriero, anche bisogna sottolineare che nel caso invece di Credit Suisse non fa parte dell'Unione Bancaria Europea. Quindi infatti per questo anche la banca centrale non può aiutare, perché non fa parte, perché la Svizzera, ricordiamo, non è nella comunità adesso europea. Farà, come è normale che sia, la vigilanza, Banca Italia dalla parte nostra, la BCE farà dei controlli per vedere chi in pancia poi realmente ha una partecipazione nelle banche europee in Credit Suisse, ma questo, insomma, è sicuramente un atto dovuto. Ma in molti si domandano però, allora, perché è crollata poi la borsa anche Milano? Allora, la borsa non va mai di pari passo, è molto emotiva, diciamola così. Prima, però, per chi ci sta guardando, perché comunque poi vengono associate anche, soprattutto per chi non è poi addentro e non mastica questa materia. Assolutamente, possiamo dire che il primo giorno che ha avuto la notizia c'è stata una reazione e è crollata. Paradossalmente il giorno dopo è rimbalzato, se si guarda l'andamento della settimana, poi è ricrollata per Credit Suisse. C'è sempre bisogno in una fase di assestamento, di capire realmente qual è la situazione reale all'interno di quel crack. In questo caso abbiamo parlato di una banca di settore, una banca legata alle start-up, alle criptovalute, una banca regionale, e quindi si pensava questo potesse creare un effetto domino. Quando si è compreso che la situazione era completamente differente a quella che potevano essere le nostre banche, la situazione si è calmata, paradossalmente i titoli sono alzati. Allora, ci siamo anche allarmati nella giornata di ieri. Vengo da lei, dottor Torriero, perché abbiamo sentito dire che comunque la BCE potrebbe aumentare dello 0,5 i tassi. Poi questa mattina abbiamo letto da qualche parte invece dello 0,25, forse ce lo auguriamo. Intanto perché alzando i tassi si abbassa l'inflazione, ci aiutiamo? E poi come facciamo poi nello stesso tempo, anche pensiamo anche comunque a chi dovesse avere mutui, già viviamo una situazione non semplice.
un rialzo dei tassi di interesse è il modo con cui la politica monetaria diventa restrittiva, quindi diventa più costoso chiedere il denaro, quindi si tende a raffreddare l'economia. In questo momento c'è un dibattito all'interno della stessa BCE, sappiamo che sia il governatore Ignazio Visco sia Fabio Panetta danno dei segnali di particolare attenzione di non ragionare per poter fare questi aumenti dei tassi di interesse sulla base di modelli che utilizzano informazioni passate, ma soprattutto di vedere la situazione nel contesto. Quindi da questo punto di vista c'è una difficoltà da parte della Banca Centrale Europea di calibrare adeguatamente per non fare troppo poco o troppo, e quindi da questo punto di vista sicuramente le scelte che verranno fatte in modo collegiale a livello di Banca Centrale Europea dovrebbero essere quelle migliori per poter continuare a combattere l'inflazione ma non creare le condizioni di una recessione. Ecco, allora prima di concludere, Janina, vengo da lei. Qual è l'effetto per i risparmiatori, per coloro che ci stanno guardando, perché ho sentito proprio anche la situazione e comunque le persone che sono a casa sono estremamente preoccupate, perché poi la memoria, cioè andiamo un po' indietro nel tempo e ricordiamo quello che è accaduto, Lehman Brothers e via dicendo. Assolutamente, allora sicuramente quello che possiamo dire è che la politica questa restrittiva della BCE era nell'aria. La Christine Lagarde ha detto che non farà di tutto affinché si arrivi a un'inflazione al 2%. Quello che diceva il governatore, che diceva il rappresentante italiano all'interno della BCE Panetta, era il tema della gradualità. Quello che spaventa è questo ritmo serrato nel rialzo dei tassi. Quello che spaventa non solo i risparmiatori, ma anche le aziende, degli imprenditori, ma anche le stesse banche, perché se io ho un tasso variabile di un mutuo, chiaro, la rata mi si alza in maniera importante. Per quanto riguarda gli imprenditori, chiedere un prestito ha un costo sicuramente maggiore, ma anche le banche hanno un rischio, perché poi qual è il problema? È che c'è il rischio che molte persone non riescano a ripagare questo rischio e possano infatti essere dei crediti deteriorati. Quindi sicuramente una situazione complessa che spaventa, però che comunque dobbiamo, secondo me, calcolarla ancora per un parecchio tempo. Grazie soprattutto per averci illustrato bene e abbiamo anche compreso quello che sta accadendo. Grazie Gianfranco Toriero, grazie per il suo tempo, grazie Janina Landau. Grazie. E adesso...